Dai, iniziamo. Allora, eravamo con fare colazione, cioè to have breakfast. Breakfast, ok. Io adesso ti chiedo qualche verbo, perché vedo che abbiamo fatto 1, 2, 3. Abbiamo fatto una ventina di verbi. Sì. Vediamo se te li ricordi tutti. Quindi lo voglio. I want it. Ok. Non lo so. I don't know. Bravissimo. Lo vedo, lo vedo. I see it. Ok. Lo voglio mangiare. I won't eat Ok. it. I want to eat it. Bravo, ok. Lo voglio mangiare. Lo voglio mangiare. Mangiare ci va il to. Quindi Two. lo voglio mangiare, perché all'infinito poi sulla fine. Lo voglio mangiare. Lo capisco. I understand it. Non parlo francese. I don't speak François. French. I don't speak French. I François. I don't speak don't French. speak Ok. Sì, cara, voglio comprarlo. Yes, there. I want to buy it. Per te. For you, Per Natale. for Christmas. Ok. Lo trovo importante. Lo trovo. Verbo importante quel lo trovo. Try, no. Per Non hai. esprimere un'opinione. Trovare, dici con la F, con la F. I think, I no, quella con la find, I find. I Sito, find. sì, FIND, find. Lo trovo importante? I find important for me. Allora, lo I trovo. find it important for me. Non è find, ma find. Fine, I find it. Lo stesso I di my. Mind, Ok, fine. quindi I find it. Quindi lo trovo importante, vai di nuovo. I find it important in qualche modo, No, va in bene that così. way. No, ok, va bene così. Quindi I find it important. Lo trovo troppo veloce. I find it too fast. Benissimo, lo trovo esageratamente veloce. È veramente troppo. I find it exaggeratedly No, fast. c'era un modo per farlo. Non so se ti ricordi, avevamo too fast oppure avevamo much too fast. Much too fast. Come per dire Tom. molto troppo veloce, esageratamente veloce. I find Ok, it much too fast. I find it much too fast. Lo trovo molto troppo tardi, cioè lo trovo esageratamente tardi. I might aspetta tardi Lo il trovo, non lo later. trovo. I find it much too later, no? Later vuol dire più tardi. Più tardi. Il ritardo, che cosa hai detto tu in? Late. Late, semplicemente I late. might late. Allora, avete? Do you have? Ok, voglio andare. I want to go. Bravissimo. To leave. No, Oppure I want to go. go. Voglio andare, I want to go. Cioè, voglio andare al cinema, I want to go to the cinema. Ma invece voglio andare via. I I want to leave. want to leave. Ok, I want to leave. Quel I molto lungo. Leave. Ok, voglio andare via. I want to leave. Voglio rimanere adesso. Voglio restare qui adesso.
I want to stay here now. I want to stay here now. Bravo, hai detto il to stay, ok. Venga con me, per favore. Cioè, hai voglia di venire con me, per favore? Will you come with me? Ok. Will you come with me? Will you come with me? Tra l'altro, Will you come? questo will you come with me? Noi possiamo dire will you come with me, come possiamo anche dire come with me, cioè direttamente come with me, anche quello è un imperativo, ok? Quello è un imperativo puro. Come with me, eat your food, cioè mangia il tuo cibo. Però se vuoi puoi mettere quel will you che può o addolcirlo, è strano. Will you come with me, please? Oppure può rafforzarlo, è strano, dipende come lo dici, no? Will you come with me? E allora quello lo rafforza, quindi un po' dipende come dici quel will. Allora, fare, voglio farlo. Voglio farlo, cioè di proprio No, costruire. in generale. I do it. Quindi voglio farlo. I want to do it. I want to do it, I want to do it. Voglio dirti dov'è. I want to say, voglio dirti dov'è? I Sì, want to say tell. it where it is. No, I won't tell you. Ok, quindi voglio. I won't tell you where is it. Where it is. Ok, where it is, perché non è una domanda, quindi I want, però voglio dire. I want to tell. Ok, I want to tell you, infinito. To tell. I want to tell you where it is. Non where is it, ma where it is. Okay, I want to tell you where it is. Ok, allora andiamo avanti. Quindi, dove avete intenzione di fare pranzo oggi? A Where do you casa? going? No, are you going to have a lunch Bravissimo. today? Where are you going? Where are you going to have lunch today? Lì stiamo usando are you going ed è verbo essere con going. Are you, quello è il verbo essere, e going. E quindi dato che c'è il verbo essere, questa struttura deve rispecchiare, cioè deve usare tutte le regole inerenti al verbo essere per fare in negativo la domanda, no? Quindi where are you going, giustamente tu hai invertito. Per fare la domanda, where are you going to have lunch today? Allora, se io voglio dire domani, che giorno di domani? Tomorrow. Tomorrow. Domani sera? Tomorrow evening. Tomorrow evening. È strano perché stasera, ti ricordi come si dice stasera? Sì, ed è strano perché stanotte, diciamo, ma quando io dico tonight, ok? Sto dicendo veramente stasera. Non direi this evening. Oh no, potrei anche dirlo, però mi viene da dire tonight. Comunque, tomorrow evening, domani sera. Allora, non so ancora. Come diresti non so ancora? Bravissimo. I don't know yet. Non so ancora dove ho intenzione di pranzare, cioè di fare pranzo oggi. I don't know yet where I'm going to have lunch today. Good. I don't know yet where I'm going to have lunch today. Perfetto. Ok. Mi può dire, per favore? Mi può dire per favore? Sì. Mi può dire, per favore, poi. Ma mi può dire? Do you want to help me? Sì, lì sto chiedendo della tua volontà. Cioè, hai la volontà di dirmi, ma se io voglio farti una richiesta cortese, ti sto chiedendo. Okay, will you tell me? Will you tell me? Will you tell me, please? Mi può dire? Hai Will voglia di dirmi per favore? you tell me? Okay. Will you Ok? Va bene? Mi puoi chiamare? Mi puoi chiamare per favore? Hai voglia di chiamarmi per favore? Will you recall me?
Allora, Please. sì, allora, call, chiamare, to call, C-A-L-L, ok? Quindi mi puoi chiamare per favore? Poi di Mi nuovo. puoi chiamare? Will you call me, please? Will you call me, please? Will you call me, please? Quindi mi chiamo Alexander, I am called Alexander, anche quello, cioè ha un doppio uso in italiano come in inglese. Quindi mi puoi chiamare per Ok. favore? Will you call me, please? Hai voglia di chiamarmi per favore stasera? Will you call me? Hai voglia di chiamarmi stasera? Per favore, will you call me please tonight? Bravissimo. Hai voglia di venire con me, per favore? Will you come with me? Ok, will you come with me? Will you come with me? Perfetto, will you come with me, please? Ok. Hai voglia di aspettare qua, per favore? Will you call to quiet here, please? Allora, aspettare? Quiet, mi ricordo, Wait, aspettare, wait. quiet, ok, It's okay, don't to worry. wait. Quindi, hai voglia di aspettare qui? Will you to wait? In Allora, questo caso aspettare. dopo will, Non dopo c'è will, mai tu, non c'è mai to. Will you wait, please, Will you here? wait, please, here? Will you wait, please? Hai voglia di aspettare qui, per favore? Will you wait, please, here? Ci sono un mucchio di cose che bisogna ricordarsi, no? Ed è normale che alcune cose le dimentichi, ok? E io sono qua per ri metterti lì. Hai cominciato quel libro per caso? Guarda, devo andare a far stampare qualcosa oggi perché la stampante sta ritardando, doveva arrivare questo weekend. Poi tra una cosa e l'altra non l'ho potuto fare, però stamattina dopo la lezione esco, quindi lo stampo. Ok, fammi poi Va sapere come va. Perché magari possiamo bene. fare anche qualcosa in lezione su quel libro. Una volta che abbiamo Siamo andati un po' avanti con questo corso. Mi piacerebbe fare un misto di cose. Cioè, facciamo questo, ma facciamo anche un altro. Possiamo fare degli esercizi sul libro, che potrebbe essere Va anche bene. interessante, per proprio lavorare un po' i concetti. Allora, quindi aspettare si dice to wait, ok? Wait. Ho intenzione di aspettare, come lo diresti? I'm going to wait. Ok, allora, se io dico vi aspetto, cioè non aspetto, ma vi aspetto, in inglese dobbiamo dire letteralmente aspettare per voi, no? Ok, Ed è to un wait po', for you. esatto, cioè dobbiamo dire wait for you, quindi con il verbo aspettare si dice aspettare per qualcuno. No? Qualcuno. Mi aspetti per favore? I'm to wait for you, please. Allora, io lo dico a te. Mi aspetti? Aspettami per favore. Wait for me, for you, please. Ok, allora sì, wait for me, please. Wait for me, please. Aspettami, wait for me. Ah, Quello. aspetti me, certo. Sì. Se io dico Ok. aspettami, wait for me, please, ok, però, e va benissimo, è un imperativo. Riesci a addolcirlo un po'? Ah, ok. Will you wait, for me, please? Will you wait for me, please? Will you wait for me here? Cioè, mi aspetti qui, per favore. Ok, Prova. will you wait for me, please? Yeah. Ok, will you wait for me here, please? Mi aspetti qui, per favore. Hai voglia di aspettarmi qui, per favore? Will you wait for me, please? Yeah. Ok, quindi abbiamo questo gioco qua. Vi aspetto, cioè vi aspetto, ho intenzione di aspettare voi. I'm going to wait for you. Ma hai voglia di aspettarmi? Will you wait for me, please? Will you wait for me, please? Quindi, will you
È come se chiediamo a qualcuno di fare qualcosa per noi in modo un po' gentile, no? I'm going esprime la tua intenzione futura. Farlo. Allora, posso, per dire posso, io posso, in inglese I can, io posso, I can, scritto C-A-N. Non posso, I can not, perché non si dice not. Quindi non posso, I cannot, posso, oppure io posso, I can. Quindi come diresti, posso. Posso farlo. I can do it. Ok. Posso parlare. I can speak. I can to speak. I can speak, però adesso ti dico perché. Però can funziona come will, è una maniglia. Ok? Quindi dopo le maniglie, io le chiamo maniglie, togliamo il to. Ok? Quindi I can speak. Non posso. I can speak or I Solo cannot speak. non posso. I cannot. I cannot. Quindi I cannot, sono due parole, can not, quasi sempre diventa can't. C-A-N apostrofo T, I can't. Non so se hai presente come si dice macchina, cioè auto in inglese. Car. Se tu aggiungi nt alla fine, can't, hai la stessa parola di cannot, I can't. Ok? Quindi, se io voglio dire, ti ho detto appena adesso che posso, cioè I can o can, funziona come will, no? Non so se hai notato, quando noi facevamo le domande con will you, dicevamo will you, e facevamo un'inversione, come il verbo essere. Non dicevamo do you will, ma will you. Le maniglie hanno la stessa regola del verbo essere, cioè c'è l'inversione con queste maniglie per fare le domande. Quindi will you. Quindi, come diresti, perché can è anche una maniglia e funziona come will e funziona co come essere, come diresti, potete? Can you? Quindi come dici, io posso. Io non posso. I cannot. Potete? Can you? Can you? Allora, Can you? dopo can, quindi non si mette mai to, ok? Dopo can, non si mette mai to, dopo will, non si mette mai to, ok? Quindi, per esempio, io non posso aspettare. I cannot wait. Manca il soggetto. No, 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 Non ti era posso tutto aspettare. giusto, però dopo posso non si mette mai. Ah, siccome pensavo che il tu era su wait. Ok, certo, però sempre lì siamo. I cannot wait. I cannot wait. I cannot wait. Allora, I cannot wait, non posso aspettare, vuol dire non posso aspettare, ma I cannot wait. Ed è una frase che letteralmente vuol dire che io non ho tempo, non posso aspettare, devo andare via. Però non posso aspettare, cioè in inglese I cannot wait, ha anche una forma idiomatica, cioè un significato idiomatico, cioè quando io dico I can't wait, vuol dire anche, dipende dal contesto, ma vuol dire non vedo l'ora. Cioè non vedo l'ora di Natale. I can't wait for I cannot Christmas. wait for Christmas. Letteralmente non posso aspettare per Natale, ma quello che stai dicendo è non vedi l'ora. Ed è come l'italiano, quando tu dici non vedo l'ora, non stai dicendo che tu sei cieco e non riesci a vedere l'ora. Cioè, potrebbe avere un senso
letterale, magari sei al buio e non vedi l'ora, no? Ma anche in senso idiomatico, l'importante è capire questa differenza fra il senso letterale e il senso idiomatico delle cose. Non vedo l'ora Non vuol vuol dire dire anche anche che vuoi che velocizza il tempo tempo perché perché vuoi vuoi arrivare arrivare a a fare fare una una determinata determinata cosa. cosa. Per Per te, te, per per esempio, esempio, you can't wait for Christmas, nel tuo caso. You can't wait for Christmas because you love Christmas. I love Christmas too. Allora, quindi, I cannot wait. Per dire non posso dirvi. I cannot, io non posso dire, detto. Dire a voi, non posso dirvi. Bravissimo, I can't tell you. I cannot tell you. I cannot tell you. Non posso dirvi. I cannot tell you. Quindi, è bravo che hai detto I cannot tell. Non hai detto, non hai messo il to, che è giusto. Quindi con will e con can, dopo non mettiamo to. Quindi come diresti, non posso dirvi dove è. I can't tell you where is it, where it is. Ok, I can't tell you where it is. Non è una domanda, è un'affermazione, anzi, è piuttosto negativo. I can't tell you where it is. Quindi non posso dirvi dov'è perché non lo so. I can't tell you where it is because I don't know. Bravissimo. I can't tell you where it is because I don't know. Non posso dirvi dov'è perché non voglio. I cannot tell you where it is because I don't want. Perché non voglio dirti. I don't want tell you. I don't want I don't want tell you. Non posso dirvi. dire. Ah, I don't want to tell. You. Allora, non posso dirvi quando è perché voglio andare via. I can't tell you when it is because I go to live. Perché voglio? I want to live. Bravissimo. I can't tell you when it is because I want to leave. Adesso. Now. Bravissimo. Ok. Bravo, bravo. Tieni duro, tieni duro. Va bene. Tutto a posto? Sì, sta andando bene. Sì. Poi noto pure magari sui social, ora paradossalmente quando qualcuno parla in inglese riesco a seguirlo di più, quindi mi dà E soddisfazione. comincerai a vedere anche, vedrai che comincerai a captare di più, cioè è una questione di capire i meccanismi, e poi va. Con il libro faremo degli esercizi, come ti ho detto, che secondo me potrebbero essere utili, ma sono ancora degli esercizi di... io lo vedo un po', visto che imparo a suonare, un po' come fare le scale, non so se hai presente le scale su uno strumento. È un po' su questo concetto qua. Voglio fare quegli esercizi lì che alla fine devi saper masticare un po'. Salute. Devi sapere un po' masticare, Grazie. cioè una volta che hai padronanza di questa grammatica, poi viene un po' sciolto, secondo Va bene, io poi le foto appena lo stampo, sono bene. me. Grazie mille, Alessandro. Stammi bene, eh? Ciao. Vediamo bene. Ciao ciao. Ciao.